La compagna di Albano ha pubblicato dei post sui social e la reazione dei fan è stata immediata dopo l'indiscrezione lanciata dal settimanale Nuovo, che vedrebbe Albano e Loredana in crisi. Molti fans della coppia si sono posti un interrogativo: dove ha trascorso il Capodanno l'Alleciso? Come tutti ben sanno, il cantautore salentino era in compagnia di Romina Power nella trasmissione L'anno che verrà. E l'ex showgirl salentina li ha raggiunti oppure è rimasta in Puglia? Nel prosieguo dell'articolo troverete tutte le informazioni sulla vicenda. L'ex showgirl salentina ha trascorso il primo dell'anno a Pavia, a quanto pare, Loredana sta trascorrendo tutte le feste natalizie lontana dalla sua amata Puglia. Da diversi giorni si trova a Pavia e a testimoniarlo sono i diversi scatti che ha postato sui social, mentre Albano e Romina ringraziavano i loro fans per gli ascolti del programma in cui erano ospiti, la madre di Jasmine ha passato il primo dell'anno nella cittadina lombarda. Qualche ora fa, l'Alleciso ha pubblicato una foto e un mini video sul suo profilo Instagram. Nel filmato, che è stato modificato con la divertente app Boomerang, la donna si trova all'interno di una palestra. Nel post datato 1 gennaio, la diretta interessata ha scritto la seguente didascalia: primo allenamento dell'anno e poi una serie di hashtag. Mentre, nello scatto realizzato il giorno seguente, si vede l'ex showgirl all'interno della stessa palestra ma in compagnia di una sua amica. In questo caso, nella localizzazione del post è apparso il nome della struttura di fitness. Facendo una piccola ricerca, quest'ultima si trova a Pavia. Quindi, sembrerebbe che Loredana da quando si è recata in Lombardia non si sia più allontanata da lì. Allora la voce di una sua presunta crisi con Carrisi ha qualcosa di veritiero? Ecco la foto e il video sull'Instagram di Loredana.